se voglio morire, c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Se mi dà un appuntamento io non penso ad altro, perché lei, Manuela, è una parte di infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. L'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. Isabelle, Isabelle, che cosa vuoi? Francesco, che c'è? Che gli è successo? È grave. È molto grave, è ricoverato in ospedale. Ti rendi conto che per noi sarebbe un disastro se dovesse morire? Non voglio nemmeno pensarci. Figlia mia, dobbiamo pensarci invece, perché potrebbe morire da un momento all'altro. No. È molto grave, te lo ripeto. No, non può morire proprio adesso. Manderebbe a monte i miei piani. Appunto per questo dobbiamo decidere fin d'ora che cosa faremo. Perché in quel caso Manuela erediterà tutto. Lei è sua moglie. Io sono sua moglie. Io sono viva. Hai capito, Miranda? Speriamo che Francesco si salvi. Però, se dovesse morire, mi deciderò, ricomparirò per reclamare quello che mi appartiene. Quello che è mio. E certo, non potranno negarmelo. Come ti presenterai così? Capisci a cosa mi riferisco? Operarmi diventa sempre più urgente. Devi farti dare i soldi al più presto, Miranda. Comunque, se Francesco morirà, io non potrò permettere mai, assolutamente, che Manuela possa diventare sua erede. Significa? Che finché non avremo il quadro della situazione, non possiamo sapere qual è la gravità del danno. Evidentemente ha subito un trauma cranico molto forte. Ma è ancora incosciente? Sì. È tutto qui quello che sapete dirmi? Signora, la prego, ora si calmi. Noi stiamo facendo tutto quello che è necessario. Dobbiamo aspettare il risultato dell'attacco. Solo allora potrò dirle con certezza di che si tratta. Per adesso non possiamo fare altro che aspettare. È così. Le prossime ore sono molto importanti per lui, perché sapremo se si riprenderà dal trauma o no. Scusate. Signora, che cosa è successo al signor Francesco? Caterina ha esagerato. È vero, il signor Francesco ha avuto un incidente, ma non è una cosa grave. Io ti proibisco. Ti proibisco di riferirlo alla signora Manuela. Quello di cui ha bisogno il signor Salinas in questo momento è la più assoluta tranquillità. Sì, signora, come vuole lei. Pronto? Pronto? C'è Manuela? No, non c'è. Chi la desidera? E non sa dove è andata.
No, chi parla? E a che ora posso trovarla? Insomma, vuole dirmi chi parla? Calmati, Marina, calmati, ti prego, cerca di controllarti, no, per favore. No, non posso controllarmi, non Marina, ce la faccio. Basta adesso, voglio... non gridare, Marina. Non voglio urlare, non mi posso. No, tesoro mio, non devi. Ma non capite perché mi guardate così? Marina. È mio fratello che sta lì Marina, dentro, è mio piano. Fratello che lotta contro ma la morte, certo, è tuo nipote, però cerca calmati. Di fare qualcosa. Ma non posso fare niente, cerca ma di capire cosa vuoi che faccia. Cosa, poverina, è sconvolta. Su, sono così disperata, zia. Solamente un miracolo potrà salvare Francesco. Per favore, Lorenzo, devo sapere dov'è ricoverato perché devo dirlo a Manuela, capisci? E perché? Come perché, Lorenzo? È sua moglie. È giusto che sappia quello che è successo al marito. Anche se Miranda mi ha proibito di dirglielo, anzi, proprio per questo voglio farlo. Luisa, per favore, rifletti sulle conseguenze. Lorenzo, vuoi aiutarmi, sì o no?